Ciao a tutti ed eccoci di nuovo qui nella mia isola. Andiamo a vedere il notiziario. Salve e benvenuti a questa edizione del notiziario. I giovani d'oggi leggono sempre di meno, ma noi abbiamo trovato una persona che ancora ama leggere. Luigi, sin dall'infanzia, è sempre stato un vero topo di biblioteca. Trascorre ogni singolo istante con un libro in mano, anche quando va in bagno si trova sotto la doccia. Luigi ha letto più di 3 milioni di libri. Ora che tutti i libri sono finiti, non può fare altro che leggere l'elenco telefonico. Accidenti. Cosa aspettiamo Addirittura. di dire agli abitanti dell'isola? Mi state prendendo in giro, vero? Sì. Potrei saperne di più? Grazie per la cortese attenzione. Questa edizione del notiziario mi è stata presentata da Vincenzo Bonito. Bene. Che succede? Ciao. Katia ha fatto ritorno a casa. Di nuovo! Grande Katia! Otto. Grande, il Blini, dall'isola del Salato. Penso che presto mi rimetterò in viaggio. Non c'eri prima? Grazie, ne approfitto volentieri. Chomp chomp. Penso che presto mi rimetterò in viaggio. Non ti riposi prima? Mi servirà ad alleviare la stanchezza del E beh. viaggio. Ha dormito, anche troppo. Grazie, tornerò sicuramente, prima o poi. Va bene. E buono. Allora, l'evento sicuramente è il primo accesso, quindi c'è la donazione. Questi tirchi sempre 271 euro. Mi donano. Andiamo a vedere un po'. Sarà al secondo piano da visionare oggi, il secondo piano. Giacomo. Giacomo che si è fidanzato con Sara Rock. Buonasera. Buonasera. Quando compro un libro provo una sensazione di appagamento. Ah, ti piace leggere libri? Diamo un bel filetto di merluzzo a Giacomo. Vediamo un po', volevo dire una cosa, vediamo che cibo nuovo c'è. Ah, sono andata bene, ho detto cibo e sono andata agli abiti, perfetto, sì. Vediamo giallo, questo abito canotta, uniforme da falegname, vediamo la verde, uniforme da pilota, bordeaux, bah, e vesti, ecco, il vestito a quadretti è nuovo. Bello, vestito a tovaglia verde. Via. Perfetto. Ha visto che ci sono? Quasi quasi. No, ho sbagliato. Do l'abito, un abito a Giacomo. Vabbè, la camicia di jeans tutta blu. Vai. Visto che sei qui, giochiamo No, insieme. no, perché volevo fare altra cosa. Ti voglio cambiare anche il caschetto da bici perché. E guardiamo che cosa c'è di nuovo. Niente, sono tutti i cappelli già visti. Va, andiamo, sta bandana bordeaux a Giacomo. E ha gradito. Salito di livello 24. Un oggetto. Va, chitarra. Così strimpelli un po'. Grazie di tutto, questo è un regalo da parte mia. E un bel soldo d'argento. Beh, poi accanto c'è Ilaria. Entriamo. Bene, beccati questo filetto di merluzzo. Ah, ma qui volevo dire quali sono le pietanze del giorno. No, non gli è piaciuto. Effettivamente, filetto di merluzzo. Vediamo cosa c'è di nuovo. Salve. Niente. Bene, quindi torno indietro. E ancora indietro. Fernando, chiamiamo Fernando. Ciao Fernando, che gira e gira ti vesti sempre così. Sei monotono. Da quanto tempo? Mi sentivo così Ma solo. non è vero. Ti
Tieni, vai, beccati queste crocchette, Fernando. Accanto a Fernando c'è Pera, chiamiamola. Vestita a pattinatrice, Pera. Anche oggi fa caldo. Sì, ma non eccessivo. Una paella. Ops. Ah, ma è possibile che non trovi un alimento che ti possa gradire tantissimo o non? Vai, cambiamo vestito. Andiamo. Sono maschile, ma spesso. Andiamo lì. Mannaggia. Andiamo di vestito romantico. Verde. Prego. Questo è un regalo da parte mia. Moneta d'argento. Proseguiamo. Vichingo. Ciao Vichingo. Botta di vita. Botta di vita, mi sta addormentando. Quando una persona che tengo di te commette un errore, cerco di non farci caso. E a noi ci piace. Gratin. Sei lento, Vichingo, dai, su. Niente, non entra in nessuna graduatoria dei preferiti. Alberto, controlliamolo. Chiamiamolo. Che ganzata. Che ganzata, eh? Ma cosa? Ma non finisce, tieni, ricati anche di questo gatto. Non ce la faccio a mangiare così tanto. Accidenti, c'ho sempre lo stomaco pieno. Ma come mai c'ho sempre lo stomaco pieno? Da ieri mattina? L'ho più toccato. Wow, questi mi sono stranissimi. I misteriosi mi. E dopo Alberto. Sono uscito fuori. E dopo Alberto. Abbiamo Roby. Con la sua parrucca a broccolo. Ok, paella. La paella mi casca sempre. E brucia, evidentemente. Battutone. Mi ha gradito. Va, beccati il cappellino. No, no, questo non mi piace. Tieni, va. Occhiali gialli a stella. Tieni, beccati questa canzone tecnica così la imparate tutte. Grazie di tutto. Questo è un regalo da parte mia. Preso. Moneta d'oro. Perla da saggezza. E si vede, guarda come dondoli. Ding, 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 ding. Fatemi il mal di mare. E vediamo l'ultimo abitante del secondo piano. Chiamiamo Sarita. Ragazzi, si può avere fiatone. Siete sportivi voi, eh. Vai, beccati questo grattan. Anche tu. Secondo piano, gratella bestia. Mi ha gradito. Salita di livello. Ultimo posto degli oggetti. Vai, mazza da golf. Al limite vai a giocare a golf anche. Prego. Certe volte penso di essere perseguitata dalla sfortuna. No. Bene, vediamo se ci sono cuoricini. No, c'è uno con la nuvoletta del pianto, ma quindi tutto a posto. Vediamo se c'è di nuovo arredamenti. Solo lo stile magico. Ah, ci sono calderoni per quello. Arrivederci. Evento?
La busta, noi la busta. Ok. Vai. Nuovo. D'origami, ce l'avevo già. E nuova anche la lanterna. 2 su 3 nuovi, buono. Buona media. Bene, sì, dai. E allora, non ci facciamo tanti giri. E allora. Allora, vediamo, andiamo su, vado su Facebook e vado subito a vedere. Allora, Carlo mi chiede di fare un sondaggio a 2. Sì, era già a 2, arrivo. Ci cado sempre. One Piece, andiamo su, i manga versus Naruto. E vince Naruto. Ricominciamo. Un sondaggio a 4. Mario. Wario. Siamo in zona Nintendo. Luigi versus Waluigi. Vediamo un po'. Chi vince? Wario. Ricominciamo. Desiree mi chiede di fare un sondaggio a 2. Wii versus Wii. La nuova, il nuovo verso contro il vecchio. E vince il nuovo. Tutti buon gustai, eh. È la scelta migliore. Che nuova. Pietro mi chiede di fare genitori contro figli. Ottima partiti. Sì, partito. Figli. Ottima partita sarebbe per lo scozzo. E vincono i genitori. È meglio dargli retta, insomma, a volte poi ci vengano contro. Marco mi chiede di fare un sondaggio a 3. Attenzione. Minecraft. Picciato tutto in fondo. Contro COD Ghosts. Oh, mi si intrigano gli occhi. Ghosts, sì. Ma l'H dove l'ho messa? Marianna Zucchina. Ghost. Oh, ce l'ho fatta. Versus COD Black Ops 2. COD Black Ops 2. Soprattutto c'ho spazio per scrivere tutti questi titolini corti. È probabilmente giusta. E ha vinto Minecraft. Bah. Ricominciamo. Lorenzo mi chiede di fare un sondaggio a 2. N Y K K 3 contro Stenus 10 11 12, 13 13 e ha vinto Stenus, ma secondo me hanno votato questo perché queste non sanno che cosa sono queste sigle, che quindi sono andati quelli più a senso. Avrei fatto uguale. Inoltre mi chiede di fare Lorenzo un sondaggio a 4. Per Sevo Channel contro Bruno Fiorix. Bruno contro Let's Play di Mew contro Alessandro Super Mario Fans. Alessandro, e ha vinto Bruno. Ricominciamo. Mary Flor mi chiede di fare un sondaggio a 2. Violetta. Beh, questa l'avevo già fatta però, Qui non stiamo attenti, Violetta contro Chica. E aveva vinto Chica Vampiro. E ancora rivince Chica Vampiro. Ricominciamo. Marco mi chiede di fare un sondaggio a 3. Just Ron. E ci scrivo Just. Contro Johnny Creek.
ci scrivo Johnny. Vez è a 4, è a 4, ragazzi, mi ci mettete per favore davanti, sondaggio a 2, sondaggio a 3, sondaggio a 4. Se scrivete questi nomi lunghi, 450, allora, Just Run verso Johnny, versus Gabbo Squared, Gabbo versus Owen, Owen. E ha vinto Gabbo. Ho deciso piuttosto in fretta. Decisamente. Poi Michelia mi chiede di fare un sondaggio a 2. Dolce Flirt versus Minecraft. E ha vinto Dolce Flirt. Poi un sondaggio a 3. Campagna, montagna e versus città. È quella più ragionevole. E ha vinto la campagna. Tutti a fare le scampagnate, tutti. E il terzo di Michelia, che è uno colorato a 4. I colori sono blu versus rosso versus nero versus bianco. Vediamo chi vince. Bene, ci fa piacere. Comunque ha vinto il rosso. Continuiamo le vostre richieste. Vediamo. Eleonora mi chiede di fare un sondaggio a 3. Che è Stratuxina versus Beatrice versus Eleonora. E ha vinto Stratussina. Grazie. Un sondaggio a 2, che è Firenze versus Londra. Oh, che cosa votate, eh? Se la spalmano e vince Londra. Ma va bene così. Beh, va bene anche Londra, va bene, dai. E un sondaggio a 4, è bella anche Londra. Nebbia, pioggia, quella che si vede tanto quest'estate, temporale e sole. Se vince la nebbia, no. Come, che bello, dai. Modifichiamo e andiamo a fare un sondaggio a 2 dettato da Angela. Macchina versus moto. E ci crediamo. Andiamo a fare un sondaggio a 3, no, a 2 di Wake, J Wake, Tomodachi Life, Tomodachi versus YouTube. E ha vinto YouTube. Sì, abbiamo visto che siete il Super Mario. E inoltre amore, anche questo, amore versus amicizia. E ha vinto l'amicizia. E la scelta dell'anno? Eh sì, scegliete sempre amicizia. Pietro mi chiede di fare un sondaggio a 4. Napoli versus Germania versus Giappone e versus Pestum. E
e ha vinto Napoli. E vai, sì. Italia, a parte anche Pestum, Italia, però, vabbè, Italia. Chiara mi chiede di fare un sondaggio a 2 Stratuxina versus Fabio. Attenzione a cosa voi fate, ragazzi. Bravi, siete andati dalla parte giusta. Grazie. Allora, Celeste mi chiede di fare un sondaggio a 2 Napoli versus Roma. Ne ha vinto Napoli e di gran lunga sta vincendo Napoli a tutto spiano in questa giornata. E poi mi chiede di fare un sondaggio a 4, grazie che avermelo scritto, Medusa versus Delfino versus Squalo versus Pesci. Vediamo chi vince. E hanno vinto i pesci classici. Duccio mi chiede di fare un sondaggio a 4 Stratuxina versus Pio 3D versus Dexter versus Ciccio Gamer 89. E ha vinto! Yeah! Questo è perché è segreto? È segreto, non si sa. Vabbè. Se non te lo spiego in minuti, vabbè, è che ci posso. Livi, ciao Livi, mi chiede di fare un sondaggio a 3 Sassari, perché potevo fare la sigla di Sassari, vabbè, comunque ho scritto Sassari contro Alghero, non mai scritto tu, contro Cagliari, anche qui ho iniziato a scrivere tutti, devo scrivere tutti. Questa è una lotta interna alla Sardegna e ha vinto Cagliari. Era indecisa. Cara Chilari mi chiede di fare un sondaggio a 2 Amore versus Odio. E vincerà Amore sicuramente. Attenzione, non è detto. Di poco, ma ha vinto Odio. E ci lobba, giustamente su questo sondaggio ci lobba. Duccio ci chiede di fare un sondaggio, ancora Duccio, un sondaggio a 4. Firenze contro Cagliari. Ho detto che li voglio fare tutti ormai. Firenze, Cagliari, Genova e Roma. E vinto Firenze in Toscana. E la scelta dell'anno, a quanto pare? Ma non lo so se questo è vero, che la scelta dell'anno sarà. E poi c'è Francesca Franci che mi chiede di fare un sondaggio a 3, che è Stratuxina versus Franci versus FIFA, sosia di FIFA, non lo so che ho detto, sia a casa ho detto una cavolata. Procede liscio, ho vinto io, c'è la mia sosia, yeah, la mia sosia. Bene. E anche per oggi ho finito i sondaggi. Che c'è da dire? Vedo che c'è gente al caffè. Vediamo dove è Pera, cioè Serena. E poi c'è Vale, che è alla giostra. Al parco che c'è? Vichingo, che fa un po' di jogging. Jogging, mi raccomando. Attenzione, sono due cose diverse. E Fernando che si guarda per aria, testa tra le nuvole, come si suol dire. Benissimo, io anche per oggi vi saluto e vi mando al prossimo video. Ciao ciao da Stratuxina, e iscrivetevi alla pagina Facebook e fatemi le domande lì, che è meglio. No, non è vero, è uguale. Scrivete dove vi pare.